Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Per meditare meglio questo capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, teniamo presente che l'Evangelista si rivolge principalmente alla comunità cristiana che già celebrava l'Eucaristia. Per cui, più che un dibattito fra Gesù e gli ebrei della sinagoga di Cafarnao, questo è un insegnamento per noi che leggiamo questo Vangelo. E quindi ci domandiamo: chi è questo Gesù che si dona a noi nel sacramento eucaristico? Cosa ci rivela di se stesso in questo brano evangelico? Gesù parla contemporaneamente dell'Eucaristia e del dare la sua vita per noi sulla croce. I giudei si fermano al mangiare materiale e si chiedono: come può costui darci la sua carne da mangiare? Ma è evidente che Gesù parla di un altro modo di mangiare. Anche Nicodemo si era fermato al rinascere dal seno della madre quando si è vecchi, ma Gesù parlava del rinascere dall'alto per opera dello Spirito Santo. Gesù chiede a noi il salto nella fede. Gesù ha dato il suo corpo e versato il suo sangue per noi sulla croce. È questo Messia che noi dobbiamo saper riconoscere ed accogliere. Il suo sacrificio è per noi fonte di vita eterna. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Però Gesù, prima di potersi dare a noi come Eucaristia, è necessario che muoia, che il suo sangue sia versato. La vita eterna che noi riceviamo passa per la sua morte. Egli ci dona vita perdendo la vita e donandocela eucaristicamente. Le due cose non possono essere separate. Accogliamo dunque con gratitudine il pane disceso dal cielo per la vita del mondo.